Mentre eri occupato ad abbattere il forte, devi sapere che io sono incappato nel tesoro. Ma non mi dire. Thank you.
It seems to me there's more flash. Ah, signor Cormac, ciò che avete scoperto da Le Chasseur è stato confermato. I criminali locali stanno cambiando strategia. Qual è il loro piano? Il loro capo ha chiesto a Benjamin Franklin nuove armi. È molto ben protetto. Benjamin Franklin? Ma chi, lo scienziato? Proprio lui. Esatto. Prepara il necessario per spargere gas sulla gente. Gas tossici, a quanto ne so. Sulla gente? Pensavo che li avrebbero usati sulle autorità. Sarebbe comunque stato terribile. I criminali catturati parlano di una donna minacciosa. Credo che ci sia lei dietro a questo piano. Cercherò di indagare. Grazie.
Hope, spero tanto non sia tu. Qualcosa di esplosivo. Il capo vuole che Franklin resti isolato. Nessuno deve infastidirlo. Cosa di esplosivo. Nessuno deve infastidirlo. Che bello rivederti. La tua amica Hope diceva che eri via. Sì, lo ero. Sono qui per prendere i risultati dei vostri esperimenti. Oh, beh, che colpo di fortuna. Pensa che ho appena aggiustato il prototipo. Prendilo pure. Stavo per partire per Filadelfia e da lì per l'Europa. Mi hanno chiesto di insegnare a Londra. Oh, saresti così gentile da riferirlo alla signorina Hope? Ma certo. Oddio, Hope. Che ci fai con quella feccia? Vuoi scatenare la rivolta in città? Cosa sei diventata? Cosa dicevate, signor Cormac? No. Solo vecchi ricordi.
Quando le nuove reclute sono prese dai rimorsi, consiglio loro di liberarsene con la polvere da sparo. Avete ragione. Questo prototipo è molto potente. Usatelo con cura, signor Cormac. Dalle informazioni che abbiamo, è in grado di distruggere le fortificazioni e ferire molti nemici in una volta sola. Si può usare anche in un altro modo. Alcune granate contengono un potente sedativo. Lanciane una contro i nemici e si addormenteranno. Mettiamo alla prova la nuova arma. Usatela su quella porta. Forza, signor Cormac, colpite la porta. Usate queste granate per distruggerla. Bel lavoro. Bel lavoro. Direi che siete già pronto a ritorcere quest'arma contro i criminali che l'avrebbero usata. Qui vicino c'è una fabbrica abbandonata che nasconde un veleno pericoloso. Per ora provoca solo sonnolenza, ma i fuorilegge lo stanno. Una formula più potente potrebbe uccidere mezza New York. Sarà il mio primo bersaglio. Attenzione, sappiamo che il libro viene. Ah, tanto meglio. Forse posso fermare tutto il sistema. I have him in my sights.
Ehi tu, vieni subito. Se non me ne vado, sono spacciato. Spettacolo grandioso, capitano. Si vedeva il fumo persino dalla Morrigan. Questo scoraggerà quei criminali. New York è salva per ora. Con tutto il rispetto, colonnello, non basterà qualche esplosione per risolvere un problema come questo. Ha ragione, colonnello Monroe. Sì, giusto? Congratulazioni. Avete cacciato parecchi ratti da New York. Sono Jack Wicks e lui è William Johnson. Non so lui, ma io sono lieto di conoscervi. Piacere è tutto mio. Qui ci si annoia terribilmente. Io dico che il nostro Shay può raccontarci le sue avventure davanti a una pinta. Ehi, il primo giro lo paga il colonnello. Dicevate, signor Cormac? Mi sento solo un po' confuso. Devo avere inalato del gas. Un po' di birra vi farà bene. Venite, siamo tutti amici qui. Ci occuperemo di voi. Dal colonnello. Caro signor Cormac, mi scuso per la brevità di questa missiva, ma è ora di essere onesti l'uno con l'altro. Avete dimostrato la vostra fedeltà e vi siete rivelato utili alla causa dei Templari, e questo nonostante le vostre origini da assassino. Il manoscritto che cercano gli assassini è in mio possesso già da qualche tempo. L'ho recuperato quando siete stato trovato dai miei uomini. Il Gran Maestro mi ha incaricato di scoprirne il significato, un compito che mi rincresce di non aver completato. Lo lascio a voi, signor Cormac. Non mi fido di nessun altro. Ora andrò al forte William Henry, un presidio male organizzato, circondato da nativi ostili e militari francesi. Abbiamo chiesto rinforzi, ma dubito che arriveranno a breve. Non mi illudo che la resistenza abbia successo. Affido la mia vita all'esercito inglese e la mia anima al padre della comprensione. In fede, colonnello George Monroe.
Capitano al timone! Liberate i trevi! Forza, andiamo, Kist. Il colonnello è nei guai. Che significa nei guai? È al forte William Henry, che non ha alcuna speranza di farcela. Datemi una mossa, pelandroni! Tutti ai vostri posti! Si salva! Scusami per la bevuta così presto, capitano. Ma ti rendi conto che ci conosciamo già da un anno? Un anno! Mi hai proprio cambiato la vita. E in meglio! Credo che mi perdonerai se stavo... festeggiando senza te. Mettete i trevi! Già un anno. Kist, volevo chiederti una cosa. Da quanto tempo sai, diciamo, da dove provengo? Ah, intendi gli assassini? Lo so da una vita, Shay. Sarò un ubriacone, ma non sono mica cieco. Non è che pensavo che fossi scappato da un circo di acrobati omicidi. Perché non mi hai detto niente? Ci aveva chiesto di evitare l'argomento per non influenzare le tue decisioni. Mi hai salvato la vita per puro spirito altruistico e oltre a me hai aiutato innumerevoli persone. Se fosse dipeso da me, ti avrei nominato ufficialmente templare già mesi fa. E da chi dipende? Monroe ha parlato di un gran maestro. Sì, il gran maestro di rito coloniale. Credo che ti piacerebbe, Shay. Suo padre era un assassino. Wow, chissà che storia interessante. Il presidio è finito. Il generale Moncalvo è stato attaccato con la sua amante. La sua o quella del re? Dice che la signora O'Murphy sia molto affascinata. Thank you.
Galleggiante tutto per noi. Tenetevi! It was a cold and dreary morning in December. And all of me money it was spent. And where it went, I swear I can't remember. So down to the shipping office I went. The money lay back. Take it, you sack. Vedete, cavi e controvelacci! Shay, sono felice di rivederti. Jack? Il colonnello Monroe si è arreso al generale Montcalm. I francesi insieme agli Abenaki hanno preso Fort Terry. Johnson avrebbe dovuto portare dei rinforzi qui. Non vedo nessun altro. Gli Abenaki sono nervosi. Non capiscono i termini della resa e non obbediscono a Montcalm. Il colonnello e i suoi sono stati liberati. Finiranno in una trappola. Restate qui, nel caso arrivi Johnson. Io proteggerò il colonnello. Grazie. Forse riuscirò a saldare il mio debito con lui. Spero di essere in tempo. I have you now. Prendi questo. Mangia i nostri nemici. Fai il lavoro. Quella era l'ultima nave. Signor Cormac. Forza, signore, non c'è tempo. Portiamo gli uomini rimasti alla Morrigan. Un'offerta gradita, capitano. Seguitemi, c'è una via sicura. Se posso farvi una domanda, cos'è accaduto al forte William Henry? Pessima organizzazione e ancor meno fortuna. Montcalm è riuscito a bombardarci per giorni. Mangiarane. A dire il vero, ha agito con grande onore. Ci ha fatto un'offerta molto più generosa di quella che ci saremmo aspettati. Abbiamo tenuto le armi e soprattutto i nostri colori. Vi ha solo spinto in trappola. Non mi aspetto certo che i francesi ci difendano. Voi sì? No, io no. Continuate a mostrare lealtà ai Templari, signor Cormac. Avete rischiato la vita per me. Non siamo ancora fuori pericolo, colonnello. Per la lealtà... Beh, ve lo devo. Voi mi avete salvato. Ora una seconda possibilità. È un anno che lavoriamo insieme e in questo periodo vi siete reso utile in molti modi, qualsiasi debito. Voi pensiate di avere nei miei confronti ormai a estinto, credete? Forse sì. Sei vivo?
All'attacco! Al riparo! State uniti, uomini! Ne farò fuori il più possibile! Fate proseguire i vostri uomini. Io andrò avanti e vi segnalerò i pericoli. Presto, che Segowase non avrà pietà. Che Segowase? Lo conoscete, signor Cormac? Sì, colonnello. È uno degli uomini di Achille. Un assassino, come lo ero io. Allora sanno che sono un templare.
E ora lui sa che siete vivo. E che lavoro con i Templari. Non sono uno stolto. Gli assassini mi daranno la caccia ora. Siamo entrambi bersagli. Sapete che è una trappola, vero? Certo, signor Cormac, ma non abbiamo scelta. Siamo sopravvissuti ai francesi. Lo faremo anche adesso. Forza, seguitemi! Spiegare le vele! Sentito il capitano? Veliamo via di qui! Go! Avanti! Jay! Vi devo la vita, signor Cormac. Anche io, colonnello. Dobbiamo parlare, ma il dovere mi chiama. Signore, mi accompagno allo spaccio di Johnson a Ona Quagga. Partiamo subito, signor Cormac. Ci vediamo là. Capitano del timone!
Old Billy Riley was a dancing master. Old Billy Riley, 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 master of a drogue. Old Billy Riley, old Billy Lassie! Giù l'ancora! Capitano, aprite le vele! Gabbie, velacci e controvelacci! Meno vele! Via delle raffiche! Ancora via! Spiegate le vele al vento! Siete gatti con i relacci! Ancora giù! Liberate i trevi! Vele tutte aperte! Spiegate gabbie, velacci e controvelacci! Ships may come and ships may go as long as the seas do go. But a sailor lad just like his dad, he loves the flowing bowl. A woman ashore he does adore, a girl who's plump and round. When your money's all gone, it's the same old song. Get up, Jack Johnson. Come along, come along, you jolly big boys. Give more grog in the jar. Capitano, in acqua! Aprite i trevi! Avanti, spiegate quelle vele! Fuoco!